o ricercandolo manualmente sulla frequenza 11.470 V di Hotbird, è possibile ricevere il segnale televisivo di Telepace in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo. I nostri programmi su Telepace 1 al canale 12 alle 19.15, appuntamento con l'informazione locale in onda anche alle 20.20 e alle 22.45. Alle 20.10 va in onda Passi del Concilio Vaticano II a cura di Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia. Alle 21 in Missione Mondo Don Maurizio Prandi dialoga con Suor Rosa de Toro, Suora Giannellina a Betlemme. Alle 21.30 con Conosciamo la Bibbia, Don Claudio Doglio ci porta ad approfondire il contenuto del Vangelo di Matteo. Su Telepace 2 al canale 85. Alle 20.50 la puntata di Si può dare di più, questa sera è dedicata alla cena di Natale dell'Associazione Amici di Simone con camerieri davvero molto speciali. Alle 21.20 appuntamento con la rubrica letteraria Curiosando in libreria a cura di Silvia Piasentini. Buona visione con i programmi di Telepace. Ecco la situazione meteorologica. Un debole fronte perturbato interessa oggi la Liguria e nei prossimi giorni proseguirà la fase caratterizzata da correnti umide dei quadranti meridionali, ma con alternanza di addensamenti e schiarite e con clima mite che coinvolgerà anche i giorni di Natale. Durante il pomeriggio i fenomeni più intensi saranno sul Tiguglio e poi sullo Spezzino, mentre sul resto della regione permarranno condizioni di cielo generalmente nuvoloso con schiarite soltanto sull'Imperiese. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali con intensità moderata, tramontana moderata invece tra Savonese e Genovese di Ponente, mare generalmente mosso e temperature su valori superiori alla media del periodo, massime intorno ai 14 gradi. Per domani, giovedì 22 dicembre, la Limit prevede una giornata caratterizzata da molte nubi ma con bassa probabilità di precipitazioni, mentre schiarite saranno possibili sul ponente. Venti deboli da nord con locali rinforzi tra Savonese e Genovese occidentali tenderanno a divenire nuovamente meridionali sul Levante nel tardo pomeriggio. Mare generalmente mosso con temperature stazionarie e lieve calo nei valori minimi. Non si trovano alcuni tipi di medicinali, ma i farmacisti dicono che non c'è da preoccuparsi perché ci sono gli equivalenti. A causare la carenza è anche la larga diffusione dell'influenza. Una strada più larga e ancora più verde nel progetto di riqualificazione di Viale Rainusso a Santa Margherita Ligure. Saranno tolti i parcheggi a lato strada e i lavori dureranno circa un anno. In questa festa di Dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini, lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale, invitando ancora una volta a pregare per la pace. Telepace, una iniziativa profetica, così Monsignor De Vasini ha formulato gli auguri per tutti i collaboratori dell'emittente nel giorno in cui si faceva memoria di Monsignor Ferrari, il vescovo che diede impulso a questo strumento di evangelizzazione. Le suore Giannelline a Betlemme, una presenza viva nella terra di Gesù. Nella puntata di Missione Mondo, il racconto di Suor Rosa de Toro, argentina della comunità di Ortas. Il nostro servizio raccontato risponde ai bisogni della gente. Buongiorno dalla redazione di Telepace. Non si è ancora risolto il problema della carenza di alcuni tipi di farmaci che aveva iniziato a verificarsi già alcuni mesi fa. In realtà in questo momento a trainare soprattutto la richiesta di medicinali in farmacia è la larghissima diffusione di virus influenzali, ma i farmacisti rassicurano, la situazione è sotto controllo e non c'è da preoccuparsi. Sentiamo perché nel servizio.
bisogno della ricetta medica e non arriva. Ci sono prodotti che non si riescono più a trovare nelle farmacie in questo periodo e non dipende dal punto vendita, ma direttamente dalle case di produzione. La carenza di alcuni tipi di medicinali è iniziata ormai da diversi mesi, semplificando molto, soprattutto sono conseguenza della carenza di materie prime e della guerra in Ucraina. Adesso la situazione è leggermente cambiata, sono tornati ad esempio i farmaci per il sistema nervoso e gli antinfiammatori e antipiretici pediatrici, ma la diffusione dei virus influenzali sta creando altre richieste. Le problematiche sono probabilmente dovute al fatto che girano in questo periodo tantissima patologia riguardante virus e batteri. Forse dovuto anche al fatto che è da parecchio tempo che giravamo con le mascherine e invece fortunatamente ce ne siamo quasi liberati. A mancare sono i mucolitici, gli antibiotici e alcuni tipi di farmaci per lo stomaco, carenze che non si possono ripianare in poco tempo. Anche perché le industrie, da quello che ho verificato, avevano una previsione di produzione riguardante anni in cui c'era assolutamente meno patologia. Le programmazioni sono fatte annualmente, probabilmente è andato qualcosa storto. I farmacisti spiegano che non c'è da preoccuparsi. Il fatto che manchino alcuni tipi di medicinali non significa che non sia possibile curarsi. Non bisogna avere grandissime preoccupazioni, soprattutto non fare accaparramenti, come avevamo già detto in precedenza, usare eventualmente farmaci equivalenti e seguire, nel caso che non ci sia il farmaco equivalente adatto, il consiglio del medico per eventualmente trovare terapie alternative. Ora parliamo di politica amministrativa. Il 15 di dicembre il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sestri Levante a seguito della deliberazione dello stesso Consiglio che ha dichiarato la decadenza della sindaca Valentina Ghio dalla carica di sindaco. Lo scorso 21 novembre, infatti lo ricorderete, con voto unanime, il Consiglio Comunale aveva comunicato alla sindaca Ghio la decadenza dalla carica in ragione della sua elezione alla Camera dei Deputati. Il testo unico degli enti locali comprende l'elezione quale causa di incompatibilità e indica la decadenza quale conseguenza. Indica poi, fra gli altri, la decadenza quale presupposto per lo scioglimento del Consiglio. Consiglio e Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, così come è stato chiarito anche nel decreto legge 26 del 2020. In sostanza, il provvedimento di scioglimento non comporta il commissariamento dell'ente, che invece scatta nel momento in cui il Sindaco si dimette dall'incarico. Nel caso di decadenza per incompatibilità sopraggiunta, invece, le funzioni del sindaco restano in capo al vice sindaco e il consiglio resta in carica fino alle elezioni che, per quanto riguarda la città di Sestri Levante, si sarebbero comunque tenute nella prossima primavera, anche nell'ipotesi in cui la sindaca Ghio non fosse stata eletta alla Camera dei Deputati, in quanto il prossimo anno terminerà il mandato che è stato conferito al Consiglio Comunale a seguito delle elezioni del 2018. Da Sestri Levante ci spostiamo a Santa Margherita Ligure, dove l'amministrazione comunale, nel corso di un incontro pubblico, ha presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di Viale Rainusso. Sarà allargata la strada e ci sarà più verde. Migliorare la circolazione dei mezzi senza sacrificare il verde pubblico. Nel progetto per la riqualificazione di Viale Rainusso, l'amministrazione di Santa Margherita Ligure decide di conciliare l'esigenza di allargare la strada per permettere gli incroci di mezzi grandi che percorrono insieme le due direzioni di marcia e quella di non sacrificare il principale viale alberato della città. I marciapiedi saranno sistemati mantenendo le attuali dimensioni. L'allargamento della strada avverrà togliendo i parcheggi. Per quanto riguarda gli alberi, saranno salvati quelli in salute e sostituiti gli altri. Al momento ci sono 62 tigli e 42 aranci. È la scelta che abbiamo fatto alla fine, perché un progetto così deve avere un valore identitario. Storicamente è sempre stato il nostro viale alberato, quindi lavoriamo in quella direzione, salvando tutte le piante che possono essere salvate, integrando tutte quelle che negli anni sono venute meno. Quindi alla fine avremo decine e decine di alberi in più rispetto ad oggi e uno avrà proprio la percezione del lungo viale di alberi. Sarà messa una siepe tra il marciapiede e la strada, saranno installati un nuovo impianto di illuminazione e telecamere di videosorveglianza. Il costo complessivo dei lavori è di 2 milioni e mezzo di euro
e gli interventi dovrebbero durare circa un anno. Fra l'altro è un viale ampio che pertanto consente presumibilmente di poter essere gestito un lato per volta a lotti differenti in maniera per l'appunto da incidere il meno possibile e sospenderemo i lavori durante la stretta stagione estiva. L'intervento, spiega l'amministrazione, segue idealmente un percorso di riqualificazione complessivo dell'area. Fra l'altro è anche una zona nella quale a metà del viale abbiamo già riqualificato il parco del flauto magico prima, il minigolf dopo, quindi due aree che sono già di accoglienza e che ben si inseriscono in un contesto che vuole essere di verde al centro urbano cittadino. Papa Francesco ha proseguito le catechesi sul discernimento durante l'udienza generale di questa mattina. In particolare il Papa ha spiegato che tutto quello che si fa nella vita va fatto in maniera consapevole, perché se non scegliamo, ha aggiunto appunto Francesco, se non facciamo discernimento, alla fine è la vita a scegliere per noi, portandoci laddove non vorremmo. Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ha rivolto ancora una volta il pensiero all'Ucraina e soprattutto ai bambini. Pensiamo, parlando dei bambini, a tanti bambini dell'Ucraina che soffrono tanto per questa guerra. In questa festa di Dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini. Quando li ho trovato qui, la maggioranza non riesce a sorridere. E quando un bambino perde la capacità di sorridere, è grave. Questi bambini portano su di sé la tragedia di quella guerra che è così inumana, così dura. Pensiamo al popolo ucraino in questo Natale, senza luce, senza riscaldamento, senza le cose principali da sopravvivere. E preghiamo il Signore perché gli porti la pace il più presto possibile. Nel giorno del 16° anniversario della nascita al cielo di Monsignor Daniele Ferrari, il Vescovo De Vasini ha ricordato nella preghiera il suo predecessore durante la messa della novena di Natale. È stata l'occasione per porgere gli auguri, proprio per le imminenti festività natalizie, a tutto lo staff di Telepace, dipendenti e collaboratori. L'emittente che è nata proprio da un'intuizione profetica del Vescovo Ferrari. Un uomo sapiente di quella sapienza che germoglia dall'umiltà. Così il cardinale Angelo Bagnasco aveva definito il vescovo Daniele Ferrari in occasione della messa esequiale. Un'immagine che rispecchia quella del pastore della diocesi di Chiavari dal 1973 al 1995, alla cui intuizione si deve la nascita di Telepace. Per questo, nel giorno in cui si fa memoria della nascita al cielo del vescovo Daniele, una rappresentanza dell'emittente diocesana si è raccolta in preghiera insieme al vescovo De Vasini, che ha rimarcato il motivo ispiratore di questa realtà. Mettere a contatto il vescovo e tutta la realtà ecclesiale con tutta la popolazione, anche con quelli che non frequentano troppo la Chiesa, soprattutto con i malati e con gli anziani che volentieri sentirebbero una buona parola e che non hanno più la possibilità di uscire di casa. Telepace dunque è stata per il vescovo Ferrari uno strumento provvidenziale, avveniristico rispetto ai tempi in cui è nata, profetica per il vescovo De Vasini, che nel porgere gli auguri di Buon Natale ai collaboratori e ai volontari che vi operano ha auspicato una sempre maggior condivisione con i vescovi della Liguria di questo strumento. Iniziativa che la diocesi di Chiavari porta avanti con convinzione, coraggio, entusiasmo. Iniziativa che speriamo possa essere presto pienamente condivisa da tutti i vescovi della regione ecclesiastica Ligure. Sarà
anche passato qualche decennio, ma il sorriso sembra addirittura più radioso di 60 anni fa. A Rapallo, Salvatore Cagnazzo e Vincenza Russo hanno festeggiato un traguardo davvero invidiabile, quello dei 60 anni di matrimonio. Si sposarono infatti pochi giorni prima di Natale, il 20 dicembre del 1962, e hanno voluto celebrare questo anniversario con un biglietto ricordo che unisce alla gratitudine per la lunga unione anche l'augurio per le festività alle porte. Enzo e Salvatore hanno vissuto alcuni semplici momenti di festa circondati dall'affetto dei figli Anna Rita e Marco Cagnazzo, del genero Giorgio Caralis, della nuora Arianna Sturlese e dei nipoti Rachele ed Elia. A tutti loro va anche ovviamente l'augurio da parte di Telepace. Nella puntata di Missione Mondo, che andrà in onda questa sera alle 21 al canale 12, Don Maurizio Prandi intervisterà Suor Rosa De Toro, suora giannellina della comunità di Ortaz a Betlemme. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza di questa piccola realtà internazionale di religiose che operano sul territorio dove coesistono musulmani, ebrei e cristiani. Le suore si dedicano all'accoglienza dei pellegrini e allo svolgimento dei servizi più umili, proprio come risposta ai bisogni concreti della popolazione. C'è un santuario di Nostra Signora dell'Orto poco distante da Betlemme, attorno al quale prendono vita due comunità di suore giannelline. Ad Ortas sono presenti quattro suore, una italiana, una indiana, una proveniente dalla Giordania e una argentina, Suor Rosa De Toro, che racconta così il servizio svolto. È un posto proprio dove ci chiede la gente: ma come potete vivere lì? E come possiamo vivere lì dove non sarebbe piacevole venire, no? E viviamo del Signore, viviamo la presenza di Maria, essere sostenute. L'altra comunità giannelliana è a Betlemme. In essa operano tre suore al servizio dei bisogni della popolazione. La cura degli anziani è un altro servizio che non è del più ricercato, no? Le giannelline vivono in una realtà a maggioranza musulmana. L'impegno comune è alla coesistenza nel rispetto delle reciproche diversità. Il contatto con le famiglie musulmane è quotidiano, è diretto, è spontaneo, è fondato soprattutto nel rispetto mutuo e nella fede e nell'unico Dio. Le suore giannelline si preparano al Natale vivendo in prima persona i luoghi della natività di Gesù. A me particolarmente piace tanto, quando scendo alla natività, alla grotta di Betlemme, sedermi lì e pregare per i pellegrini. Cioè, perché sì, Gesù sta presente dappertutto, ma vedo entrare questi gruppi di pellegrini che possibilmente hanno fatto un sacrificio tutta la loro vita per poter venire almeno una volta a Betlemme. Mi piace sedermi e pregare per loro e presentare a Gesù questo. Torniamo nel territorio della nostra diocesi per parlare di una tradizione molto cara ad una comunità in particolare. Nella parrocchia di San Maurizio di Monti a Rapallo, infatti, alcuni collaboratori della parrocchia, insieme ai bambini e alle bambine che frequentano il catechismo, hanno ripreso la costruzione della tradizionale capanna sopra l'altare della chiesa. Qui la notte di Natale, alle 22 di sabato 24 dicembre, sarà celebrata la messa presieduta dal parroco Don Emilio Arata e animata dal coro, con Alessandro Magnasco all'organo e Andrea Cardinale al violino. La capanna si potrà ammirare anche nei giorni festivi dopo Natale, fino a domenica 29 gennaio, dalle 15 alle 18. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per altri aggiornamenti. Manovra bloccata, questo è il titolo scelto da Avvenire questa mattina. In commissione alla Camera ancora nessun voto sugli emendamenti, il pressing del Ministro dell'Economia, pronti a portare in aula il testo iniziale del CDM del Consiglio dei Ministri. Sparisce anche lo scudo penale per gli evasori che ieri qualcuno aveva paventato. Il manifesto: cambio radicale per dare un futuro alla casa comune, una ventina di realtà cristiane non solo in campo per cambiare la società, a cominciare dagli
dagli stili di vita e dalle relazioni. E poi una normale circolare del Ministero dell'Istruzione, che però ha fatto discutere molto: smartphone vietato a scuola ma non per la didattica. Il ministro Valdivara ribadisce un divieto già esistente, il sì dei presidi, critiche degli studenti. E l'editoriale di Massimo Calvi: ragioniamo nel merito, lo smartphone è la nostra scuola. E ancora le luci spente per Kiev, oggi la preghiera di pace, l'appello di Zelensky che visita il fronte, a Bari il gesto della Chiesa italiana sulla tomba di San Nicola. E poi ancora l'inchiesta, il Qatar Gate, ora l'ambisce anche la Commissione europea. E microcredito, chiave per lo sviluppo, e l'argomento principale del supplemento Economia Civile. Fatima, nata a bordo di una motovedetta nei migranti, una bimba appunto nata mentre la mamma faceva la traversata del Mediterraneo. I cattolici per l'alt alle energie fossili. E poi andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX, salari, il grande freddo, i dati Istat, le retribuzioni degli italiani sono calate del 10% in 13 anni e un lavoratore su 4 non arriva a 10.000 euro l'anno. E poi in Liguria, buoni benzina e voucher per la spesa contro il caro vita, gli aiuti delle imprese, in retroscena finanziaria, maratona per scongiurare il voto alla vigilia di Natale. Poi c'è la circolare sugli smartphone e ancora salgono i contagi nell'RSA, rischio di feste senza visite. In Liguria alcune strutture sospendono gli incontri ma la regione frena. E ancora Ansaldo Energia, cassa integrazione scongiurata, e c'è il processo del Ponte Morandi, per il crollo del Ponte Morandi, stralli corrosi, Ponte Morandi doveva essere chiuso, parla l'esperto Vanzi. E rintracciato a Praga il super test, non verrò in aula, sono scosso, vide precipitare il tir con la bobina. E poi ancora Genova, i dati della polizia postale, truffe sui regali online, record di denunce. Dal Secolo XIX il price cap, cioè il tetto al prezzo del gas, meglio tardi che mai, ma sulle aziende restano le nubi. Gli imprenditori del Tiguglio dicono il prezzo massimo resta troppo alto, le prospettive sono preoccupanti. E andiamo invece a parlare di smaltimento dei rifiuti. Pubblicato il bando per l'appalto rifiuti in Porto Monstre, perché la somma complessiva del servizio a gara è di 312 milioni di euro, coprirà la raccolta in 37 comuni del Levante per 10 anni, e appunto i comuni che fanno parte della città metropolitana di Genova. Andiamo in redazione per gli aggiornamenti e troviamo Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue. Ci sono due nuovi casi di peste suina che sono stati rilevati in Liguria per un totale di 73 in quasi un anno. Infatti il primo animale infetto era stato trovato, ricordiamo, il 27 dicembre 2021. In totale nell'area monitorata, che comprende anche il Piemonte, sono stati 208 i casi riscontrati, e questi due nuovi casi che sono stati trovati, diciamo, all'incirca nelle ultime 24 ore sono stati trovati a Sassello in provincia di Savona e a Rossiglione nella provincia di Genova. Si tratta del primo caso di positività nel comune di Sassello e del 14° invece a Rossiglione. Nell'area monitorata, che ricordiamo è quella grande che comprende sia Liguria che Piemonte, sono ore 42 i comuni con almeno un caso di positività accertata e 3 le province interessate dall'emergenza. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, ora parliamo di appuntamenti. C'è una modifica nel programma dei corsi di cultura di Chiavari per oggi pomeriggio. Non ci sarà la conferenza in programma su storia del territorio, conferenza che avrebbe dovuto tenere Osvaldo Garbarino. Invece ci sarà un incontro con Annalisa Fornasari dal titolo Introduzione alla fotografia digitalizzata, l'evento dell'inaugurazione dei corsi di cultura. In pratica, durante questo appuntamento sarà proiettato, si potrà vedere insomma, il video che è stato girato lo scorso 10 ottobre in occasione dell'apertura dell'anno accademico, e in questo modo si comincerà a parlare del tema della fotografia attraverso il cellulare. Per tutti gli altri appuntamenti c'è la nostra scheda. Gli appuntamenti di mercoledì 21 dicembre. È aperta alle visite la mostra di pittura Dina Bellotti, un artista, una donna, nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fasce a Sesti Levante dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Nella galleria Gianfrancesco Grasso in piazza San Giovanni a Chiavari c'è la mostra Incontrarsi, dello scultore Andrea Coppello, del pittore Stefano Parodi e del fotografo Paolo Repetto. È aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.
A Campo Ligure ha riaperto il famoso presepe meccanizzato dell'oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco e aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Il presepe di Paggi sulla Tue di Carasco è aperto dalle 15 alle 19.30. La natività è allestita all'interno di un vecchio frantoio. I personaggi sono fatti quasi tutti a mano e ricordano la storia e le tradizioni del posto. Una mostra fotografica è allestita nel foyer dell'Auditorium San Francesco di Chiavari, promossa dal gruppo Dopo Lavoro Ferroviario e dalla stazione Ocastello. L'apertura è dalle 16 alle 19. Dalle 16 alle 19, però, Palazzo Rocca di Chiavari sarà aperto alle visite la Mostra Antartica 2020, immagini della spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica nella penisola antartica. Per il 18° corso di cultura genovese si parla della Piana dell'Entella attraverso le attività degli studenti del corso Grafica e Comunicazione dell'Istituto Tecnico e Professionale di Chiavari. Il titolo è La Comunità del Sejun, inizio alle 16.30 all'Auditorium della Filarmonica di Chiavari. Pianeta Oceano è l'incontro con la divulgatrice e documentarista Maria Sole Bianco per parlare dell'importanza del mare per la vita degli esseri umani, alle 18 all'Hotel Cenobio dei Doggi di Camogli. Sei proprio come questo mare è il titolo dell'incontro per celebrare il centenario della nascita di Don Luigi Giussani, alle 21 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Allo sport, parliamo di pallanuoto. La Prorecco ha vinto 14-7 contro il Volley Ogmeni nella quarta giornata di Champions League giocata alle piscine di Albaro, partita condotta dai biancocelesti fin dalle prime battute. I parziali dei primi due quarti 6-2, 5-3. Nella seconda metà di gara meno occasioni e in generale meno gol. Con questi tre punti la squadra di Sandro Sucno sale a 9 punti e segue il duo Olimpia Cos Barceloneta che è in testa a punteggio pieno. Era l'ultima partita del l'anno per la Prorecco, il primo impegno del 2023 sarà il 10 gennaio contro l'Hannover per la quinta giornata di Champions. Era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tiguglio Oggi torna alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. I nostri programmi su Telepace 1 al canale 12 alle 19.15, appuntamento con l'informazione locale in onda anche alle 20.20 alle 20.